Buonasera, siamo giunti alla nostra decima e ultima puntata sui fondamenti della nostra fede. Oggi parleremo della Trinità, del mistero della Trinità e faremo qualche accenno, se ci sarà tempo, anche ad alcuni problemi relativi alla Chiesa. Il mistero cristiano più difficile da comprendere e da spiegare è certamente quello della Trinità. Dio, un'unica sostanza divina, in tre persone, così si esprimevano i teologi, medievali. Sembra, che ci sia messo di fronte un paradosso logico, come può uno essere tre? Come può una persona essere contemporaneamente tre persone? Questo mistero, si è detto appunto, è difficile da comprendere e da spiegare. Ma fin dalle origini anche grandi pensatori hanno trovato delle difficoltà nel dire qualcosa intorno al mistero della Trinità divina. Faccio semplicemente il caso di Sant'Agostino. Sant'Agostino, mentre scriveva appunto il suo trattato sulla Trinità, camminava lungo la spiaggia e in riva al mare e vide appunto un bambino che stava scavando una buca nella sabbia. E metteva appunto l'acqua che arrivava attraverso le onde, la metteva appunto dentro la buca. E Agostino fu un po' illuminato a proposito del mistero della Trinità divina e cominciò a pensare questo, che pensare di poter comprendere con il nostro intelletto un mistero così profondo, così grande, così infinito, sarebbe come appunto il bambino che cerca appunto di riempire questa buca nella sabbia mettendoci tutta l'acqua del mare. Questo ovviamente è impossibile. Quello cristiano però, noi diciamo appunto che i cristiani credono in un unico Dio, quindi sono monoteisti e paragoniamo spesso appunto il monoteismo cristiano al monoteismo ebraico e al monoteismo dell'Islam. E diciamo che sostanzialmente tutte e tre le grandi religioni monoteiste credono ugualmente in un solo Dio. Questo è vero però fino a un certo punto, perché il cristianesimo non è un monoteismo per così dire stretto, un monoteismo rigido, come invece troviamo nell'Islam e nell'ebraismo. Da un lato, infatti, la rivelazione cristiana mette in luce l'unità e la signoria di Dio su tutte le cose. Ed è in linea in questo con gli altri due monoteismi. Dall'altro però il cristianesimo afferma che l'essenza di Dio è comunione, ed è comunione di persone. Dio infatti è amore e non ci potrebbe essere, non c'è amore se non c'è comunione. E quindi in questo il cristianesimo si distingue dagli altri due monoteismi. Un teologo protestante vissuto nel secolo precedente, Jürgen Moltmann, ha soffermato l'attenzione su questa differenza tra il monoteismo stretto delle due altre religioni che abbiamo menzionato e il monoteismo cristiano. Ha affermato Moltmann che l'affermazione di un unico Dio che governa tutto l'universo ed è signore di tutte le cose si può riflettere generalmente e si è riflettuta storicamente, appunto, nella politica, nella società ed anche nell'antropologia. Si riflette nella politica in quanto al Dio che governa tutto ed è signore dell'universo corrisponde l'istituto monarchico, un solo re che governa il popolo. Si riflette nella famiglia perché al solo Dio che governa l'universo corrisponde il padre, quindi la famiglia patriarcale in cui il padre governa, comanda su tutta la famiglia. E poi si riflette anche a livello antropologico perché abbiamo la concezione dell'anima razionale che domina le passioni che sono legate essenzialmente al corpo. E questa visione, questo monoteismo stretto quindi storicamente diciamo, è servito per giustificare anche delle forme, diciamo, autoritarie di dominio. Uscire da queste forme autoritarie di dominio significa rivedere un po' il monoteismo stretto, a cui anche un certo cristianesimo si è affidato nel corso del tempo.
basandosi su una certa immagine di Dio che però non corrisponde esattamente al Dio trinitario che si è rivelato attraverso la passione, morte e risurrezione di Gesù. Perché lo ripetiamo, lo diciamo, il mistero della Trinità, i cristiani lo accolgono nella fede perché hanno riflettuto sulla passione, la morte e la risurrezione di Gesù, sul rapporto di Gesù, con il Padre e dall'altro lato con lo Spirito Santo. Riflettiamo appunto su questi tre concetti che sono alla base del mistero trinitario: il concetto di persona, il concetto di relazione e il concetto di comunione. Per i greci, persona, prosopon, era la maschera che determinava nel teatro antico il personaggio. Ogni personaggio, nella rappresentazione tragica o comica, indossava una maschera. Per così dire, l'attore scompariva dietro alla maschera, dietro al personaggio. E questo aveva anche un'utilità pratica, perché il pubblico da lontano poteva riconoscere subito il personaggio che entrava sulla scena. Prosopon significa stare di fronte a, per cui persona, maschera, è lo stare di fronte al pubblico. La moderna sociologia ha, per così dire, ripreso questo concetto, dicendo che ciascuno di noi, sostanzialmente, vivendo nelle relazioni, nell'ambito sociale, indossa, per così dire, sempre una maschera, perché si pone nei confronti degli altri, recitando, per così dire, un ruolo nella società. E questo l'ha detto benissimo il nostro autore, il nostro scrittore, Pirandello. Per il cristianesimo, la persona invece non è la maschera. Non è la maschera e non è neppure il ruolo che noi, giochiamo all'interno dei nostri rapporti sociali. Per il cristianesimo la persona è ciò che c'è di più autentico, di irripetibile, di irriducibile in un essere umano. C'è quindi un cambiamento forte di significato. Per il cristianesimo, la persona è l'essenza irripetibile di ogni essere umano. Io posso avere molte caratteristiche in comune con i miei familiari, con il mio ambiente sociale, con il mio popolo, e anche con l'umanità intera. Però quello che determina la mia essenza è proprio questa irripetibilità che mi fa essere appunto una persona. Nonostante questo, il cristianesimo mantiene anche qualcosa dell'antico concetto greco di persona, perché per i cristiani, non si dà una persona senza lo stare di fronte a un altro, cioè senza l'entrare in relazione con l'altro. In questo senso il cristianesimo marca una differenza molto forte tra persona da un lato e individuo dall'altro. Sembrano sinonimi, ma non lo sono. Mentre per l'individuo si intende un essere umano preso per se stesso, isolatamente da tutto e da tutti, per persona invece si intende un essere umano che è già posto in relazione con gli altri. L'individuo, se vediamo bene, è un'astrazione pura. Perché un essere umano non si può mai costituire come essere umano standosene isolato da tutti. Abbiamo bisogno dell'interazione con l'altro per costituire la nostra identità. E quindi il concetto di persona è un concetto più concreto rispetto a quello di individuo, perché riconosce appunto che senza l'interazione con l'altro l'essere umano non ha la possibilità di definirsi e di costituirsi. Quindi, mentre nel concetto di individuo prima viene l'individuo e poi vengono le relazioni, nel concetto di persona invece è vero il contrario. Prima ci sono le relazioni e poi si costituisce al limite l'individuo, cioè la personalità. Pertanto, anche a livello filosofico c'è stato un personalismo cristiano, ma non ci potrà mai essere un individualismo cristiano. Ora, le tre persone divine che compongono appunto il mistero della Trinità divina, sono tali perché sono in relazione l'una con l'altra. Ma se è vero quello che abbiamo detto finora, la loro relazione precede e costituisce il loro essere persone. Cioè la loro correlazione è importante e originaria quanto il loro essere persone. È quindi quella trinitaria una relazione che sussiste fin dall'eternità.
Non è che prima esistevano le tre persone divine, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e poi sono entrate in relazione tra di loro. No, sono in relazione da sempre, fin dall'origine, da sempre. E ciò significa appunto che Dio è comunione. La comunione è qualcosa di più della relazione, ovviamente. Noi possiamo essere in relazione con l'altro, ma la relazione può essere anche conflittuale. La comunione non è relazione conflittuale, la comunione è una relazione intima in cui si condivide tutto. È un fare tutt'uno con l'altro. Ed è questa la comunione che è al centro della Trinità divina. E c'è comunione se all'interno della relazione c'è l'amore. Senza relazione non ci può essere comunione. L'amore è desiderio di comunione e di incontro totale con l'altro, di essere una cosa sola. Ora, il paradosso logico della Trinità, dei tre che sono uno, si può anche esaminare da un altro punto di vista, facendo riferimento alla nostra esperienza personale. Conosciamo infatti numerosi casi in cui una molteplicità si risolve in una superiore unità. Nella coppia, per esempio, l'uomo e la donna, pur essendo distinti, sono una cosa sola, sono due in uno. Se poi, dalla coppia nascono dei figli, allora saranno tre, quattro, cinque in uno, saranno una famiglia. Molti italiani fanno una nazione e tutti gli uomini fanno l'umanità. Sono tutti casi in cui una molteplicità si risolve in una unità superiore. Però per realizzare davvero questa unità non bisogna realizzarla soltanto sul piano ideale del concetto, ma bisogna realizzarla nel concreto. È vero che un uomo e una donna sono una cosa sola, però se all'interno della loro relazione c'è la conflittualità permanente, ovviamente non sono una cosa sola. Se ciascuno dei due rimane chiuso nel proprio egoismo, non sono più una cosa sola. Ed è vero che gli italiani sono un solo popolo, una sola nazione, però soltanto idealmente, perché poi nel concreto, se gli italiani sono divisi tra di loro e in perenne conflittualità reciproca, ovviamente non sono una cosa sola. E così possiamo dire anche dell'umanità. Quindi dobbiamo spostarci sul piano della concretezza. Il desiderio di unità, di comunione, è profondo nel cuore dell'uomo. Noi vorremmo che tutti gli uomini fossero una sola famiglia, noi vorremmo, amando un'altra persona, fare con quest'altra persona, essere con quest'altra persona una cosa sola, vorremmo formare una famiglia che fosse veramente, realmente unita nell'amore. C'è quindi questo desiderio profondo di relazione, questo desiderio profondo di una relazione che diventi anche comunione di amore. Però questo sogno è destinato spesso a rimanere irrealizzato, un'utopia. Perché quando noi ci facciamo vicini agli altri, spesso questa vicinanza si trasforma invece in ostilità, in conflittualità. Ecco, la Trinità divina apre all'uomo la possibilità di realizzare questa comunione che l'uomo appunto nel suo cuore va sognando e che non può realizzare da sola. E come si realizza? Si realizza perché in Gesù Cristo e nello Spirito Santo Dio stesso comunica il suo amore e fa vivere l'uomo nel suo amore. Lo fa entrare nella comunione divina che include tutti gli uomini e le donne che sono sulla terra. Ed è a partire da questa comunione divina che tutte le altre relazioni possono cambiare, tutte possono essere improntate a questo amore che fa comunione. Ma non perché l'uomo segue questo esempio, questo modello trinitario e cerca di imitarlo, perché anche se cercasse di imitarlo con la sua sola volontà non ci riuscirebbe. È possibile realizzare questa comunione di amore perché l'uomo ha la possibilità di ricevere attraverso lo Spirito Santo, di ricevere continuamente il dono dell'amore divino che lo apre a Dio e ai fratelli, che infiamma il cuore e lo trasforma, rendendolo capace di un amore altrettanto forte, altrettanto umile e altrettanto disinteressato. La Chiesa dovrebbe essere il segno, l'immagine di questo amore, di questa comunione, di questa unità per tutti gli uomini. Noi sappiamo che purtroppo non sempre corrisponde a questa immagine, non sempre dà una testimonianza di questa comunione di amore. Storicamente la Chiesa ha dato anche scandalo.
Però l'intenzione di Gesù, nell'intenzione di Dio, la Chiesa dovrebbe essere animata, mossa da questo amore di comunione. D'altra parte, l'unità della Chiesa non si fonda sulla gerarchia, ma proprio sullo spirito di comunione. L'unità della Chiesa locale col suo vescovo, l'unità delle varie chiese locali tra di loro. Non sono i vescovi, però, non sono il Papa che tengono unito la Chiesa principalmente. Sono la parola, sono i sacramenti e soprattutto è la comunione di amore nello Spirito Santo. Il Papa, i vescovi sono strumenti che aiutano questa comunione, ma in prima battuta abbiamo lo spirito dell'amore. Bene, io vi ringrazio di aver seguito queste puntate e vi do il mio saluto. Buonasera.